si è visto empiricamente che dipende dalla forza perpendicolare premente, vale a dire la forza che schiaccia perpendicolarmente il corpo sulla superficie rispetto alla quale scivola, e dipende anche da un coefficiente d'attrito legato alla natura delle due superfici. Attenzione, questa è la formula che ci dà la forza d'attrito radente dinamica, cioè quando il corpo è in movimento. Questa, in tutto simile, è la forza d'attrito quando il corpo è fermo, quindi una forza d'attrito statica. L'unica differenza sta nel coefficiente d'attrito, quello dinamico quando un corpo è in movimento, quello statico quando il corpo è fermo. E si è visto che il coefficiente d'attrito statico è sempre più grande del coefficiente d'attrito dinamico. È come se nel momento in cui il corpo cominciasse a muoversi, l'attrito andasse a diminuire leggermente rispetto a quando era fermo. Per forza premente, che cosa dobbiamo intendere? L'insieme di tutte le forze che schiacciano perpendicolarmente il corpo. Quindi, nel caso di un corpo appoggiato sul piano orizzontale, l'unica forza premente perpendicolarmente è il peso del corpo. Ma non dobbiamo sempre identificare la forza premente con il peso. Infatti, su questo corpo potrebbe essere applicata una forza o appoggiarci un altro corpo, ad esempio. In quel caso, il nuovo peso si andrebbe ad aggiungere al primo e quindi la forza premente starebbe aumentando. Se poi il corpo si trovasse su un piano inclinato, non è un'intera forza peso che è diretta verticalmente verso il basso ad essere premente, perché non schiaccia il corpo perpendicolarmente. Dunque andiamo a scomporre la forza peso e otteniamo una forza perpendicolare alla superficie e una forza ad essa parallela. Quella parallela non dà alcun contributo allo schiacciamento del corpo sulla superficie, quindi la forza premente in questo caso sarebbe soltanto la componente del peso perpendicolare alla superficie, quindi inferiore al peso intero. Il caso estremo è quello in cui il corpo fosse appoggiato ad una superficie verticale. La forza peso è verticalmente diretta verso il basso, quindi non ha nessuna componente che prema perpendicolarmente il corpo contro la superficie. Bene, in questo caso, essendo la forza premente zero, il corpo non subirebbe alcun attrito, la forza d'attrito sarebbe zero. Noi vogliamo capire più a fondo il comportamento della forza d'attrito per quanto riguarda il corpo fermo, giacché la forza d'attrito dinamica, vedete, non dipende dalla velocità, quindi qualunque sia la velocità del corpo una volta messosi in moto, la forza d'attrito rimarrà uguale, sempre che le superfici siano sempre le stesse. Per la forza d'attrito statica invece dobbiamo fare qualche riflessione di approfondimento. Ad esempio, prendiamo un corpo sul quale non stia agendo alcuna forza orizzontalmente, cioè parallela alla superficie. C'è la forza peso, c'è la reazione vincolare del piano, sono uguali ed opposte e si annullano. C'è o non c'è attrito ora? La risposta è semplice, è no, perché se ci fosse l'attrito sarebbe l'unica forza esistente orizzontalmente, quindi il corpo dovrebbe muoversi. Se non si muove vuol dire che l'attrito è zero. Applichiamo adesso una forza, e l'evidenza di questa forza ce la darà questo elastico. Sappiamo tutti che un elastico teso applica una forza, o detto in altro modo, per mantenere un elastico teso è necessario applicare una forza. Quindi io sto applicando una forza all'elastico che applica la stessa forza sul corpo al quale è legato. Allora guardate che cosa accade. Se io applico una forza e lo vedo
per il fatto che l'elastico sia allungato, il corpo non si muove. Cosa vuol dire? Se non si muove, sappiamo che la somma delle forze è zero. Quindi, se c'è evidentemente una forza che lo sta sollecitando in una direzione, l'attrito, basti al contrario, si oppone perché ha direzione opposta a quella della forza applicata. Ma se il corpo non si muove, vuol dire che le due forze sono uguali e contrarie. Dunque, l'attrito è esattamente uguale in modulo, direzione e opposta, inverso, alla forza che sto applicando. Bene, applico una forza maggiore, lo vedete, l'elastico si è allungato, il corpo non si muove ancora, quindi vuol dire che è aumentata la forza di stimolo, ma è anche aumentata la forza d'attrito. Quindi la forza d'attrito statico non ha un unico valore, è capace di adeguarsi alla forza che sta stimolando il corpo a muoversi e ad accelerare. Continuiamo a tirare, il corpo non si muove ancora, la forza d'attrito sta ancora aumentando, però la forza d'attrito ha un limite, non può crescere indefinitamente, ad un certo punto dovrà arrendersi. E cosa accadrà in quel momento? Beh, in quel momento, cioè quando il corpo comincerà a muoversi, il coefficiente d'attrito da statico passerà a dinamico, cioè diminuirà, e dunque la forza applicata in quel momento diventerà superiore alla forza d'attrito, dunque il corpo subirà un'accelerazione momentanea. Dopo, se si continua a tirare con una forza esattamente uguale alla forza d'attrito, dinamica adesso, il corpo si muoverà a velocità costante. Vediamo di capirlo meglio sperimentando. Non si muove. L'elastico, vedete quanto è lungo, non si muove, poi si rompe l'elastico, eccolo qua. Vedete che quando ha cominciato a muoversi, l'elastico si è accorciato rispetto alla lunghezza che aveva quando era fermo. Se si è accorciato vuol dire che la forza d'attrito è adesso minore della forza che stavamo applicando, perché il coefficiente da statico passato a dinamico. Cerchiamo di vedere adesso come si muove il corpo se la forza che applico è costante, quindi la lunghezza dell'elastico deve rimanere costante una volta che si muove. Ecco, se io tiro, vedete, con l'elastico della stessa lunghezza, il corpo si muove di velocità costante. Dunque, tiriamo delle conclusioni. La forza d'attrito statica non ha un unico valore, ha infiniti valori, da zero fino ad un massimo, e quel massimo è legato alla natura delle due superfici. Se la forza che stimola il corpo supera il valore massimo dell'attrito statico, il corpo comincia a muoversi. Da quel momento però è sufficiente per tenerlo in moto rettilineo uniforme una forza inferiore a quella che stavamo applicando quando era fermo al massimo del valore. E dunque, per il resto del percorso, la forza applicata sarà uguale alla forza d'attrito dinamico e quindi il corpo si muove di conseguenza di moto rettilineo uniforme. Questo lo abbiamo detto perché, fate attenzione, perché quando utilizziamo questa formula va sempre bene se dobbiamo calcolare la forza d'attrito dinamico. Perché quella ha un unico valore, il corpo è in movimento, il coefficiente d'attrito rimane sempre uguale, la forza premente è la stessa, la forza d'attrito non dipende dalla velocità, quindi non rischiamo di commettere errori. Ma se utilizziamo questa seconda formula per calcolare l'attrito, per esempio in questa situazione, mentre il corpo non si sta muovendo, supposto di conoscere il coefficiente d'attrito e la forza premente, otterremmo un risultato falso. Falso perché? Perché questa è vera soltanto quando, per calcolare la forza d'attrito dinamico e statico massima. Attenzione, quindi questa formula utilizziamola, ma soltanto
se vogliamo calcolare la forza d'attrito statico massima che c'è tra un corpo e la superficie sul quale può scivolare. Se siamo in una condizione nella quale la forza d'attrito statico non è massima, non possiamo utilizzare questa formula. Dobbiamo trovare